sbatto sulla montagna. Bene, oggi siamo qui in montagna. No, in realtà è lo stesso posto dove facciamo i video. Però c'è pieno di gente. C'è pieno di gente, siamo tornati in un nuovo video. Bene, ma cosa siamo qui? Abbiamo superato il pieno di gente, che era un giorno. Pieno di gente. Cosa siamo qui a fare oggi? L'importante. Siamo qui per togliere il berretto. Cosa è successo? Sono cresciuti i capelli, sì. E questo infatti è il secondo aggiornamento sulla crescita dei capelli. Partiamo subito. Bene, facciamo subito vedere. Sta arrivando un sacco di gente. Pieno di gente. Adesso facciamo delle clip, degli spezzoni dove facciamo vedere quanto sono cresciuti i capelli. Ci aspettavamo, l'esperimento è riuscito. Si sono riaccorciati. Ecco, non so dove. Comunque, allora facciamo delle precisazioni. Allora, oggi è il giorno 23 dicembre 2019. Che avevi corretto anche nel video. Sì, perché quello vecchio l'abbiamo registrato un giorno e l'abbiamo caricato un mese dopo. Quindi, questo qua vedremo quanto ci mettiamo. Noi lo diciamo sempre. Quindi, sono passati 5 mesi e mezzo dall'ultimo taglio. L'ultimo taglio per i nuovi visitatori qua era un taglio rasato a zero da qui, quindi tutta la crescita qua è la crescita di questi 5 mesi e mezzo, da metà luglio circa. Adesso c'è freddo, quindi magari da novità. Allora, novità, perché avete visto dopo cos'era 2 mesi la prima volta, adesso è tutto completamente diverso. I capelli stanno diventando molto molto lunghi qui, soprattutto vedete qua, sarebbero così lunghe le basette, non mi piacciono ovviamente, quindi li tiro tutti così all'indietro. Ed è sempre più figo perché vedi sempre questi qua, i lati che diventano sempre più lunghi. Io ho sempre tenuto tagli corti qua, taglio rasato, sfumatura. E danno meno fastidio. Danno tanto fastidio questi qua lunghi, però insomma dopo un po' ci si abitua, ecco. Calma. E se siete qui per la prima volta, andate a vedere il primo video di crescita. Tornate indietro. Esatto, quindi lo linkeremo qua sotto. Fate un rewind. Poi facevamo la stessa strada, quindi all'indietro. Esatto. Però ragazzi, lungo non vuol dire essere trasandati, perché tante persone se li allungano e poi, diciamo, non li curano, stanno dietro. Pensano che a far allungare i capelli voglia dire solamente non toccarli più, il che è sbagliato. Invece i capelli più lunghi richiedono una certa cura, perlomeno diversa da quelli corti, perché infatti il capello lungo necessita di molta cura. Beh, non infinita, non è che passate 3 ore al giorno, non preoccupatevi, però richiede più cura rispetto ai capelli corti, perlomeno una cura diversa da quella che magari siete abituati a fare, in quanto bisogna sempre mettere il balsamo, sennò non riuscite mai a pettinarli, a spazzolarli, e quello è fondamentale, perché se non li spazzolate mai, cosa succede? Vengono fuori dei dreadlock naturali, esatto, proprio sotto, cioè, i capelli. Abbiamo visto proprio un nostro amico che salutiamo, non diciamo il nome, però lo salutiamo, lui capirà. È successo che lui ha fatto crescere i capelli lunghissimi e aveva qua dietro un nodo, come lo possiamo chiamare, un aggregato di capelli che non si tirava più via praticamente. Quindi dovete stare attenti a spazzolarli, soprattutto anche sotto, perché è lì nella zona sotto, diciamo dietro la nuca, ho dove visto che si arricciano più facilmente, esatto, quindi tendono ad aggrovigliarsi più facilmente, quindi dovete pettinarli uniformemente anche sotto. Quindi la routine qual è? Dopo che lavate i capelli e fate shampoo, balsamo, quindi cosa fate? Li asciugate un attimo, però dopo prendete una spazzola. Io uso la spazzola by V-Lane, com'è che si chiamava? Skeleton Brush. La Skeleton Brush, che è ottima.
e passate tutti i capelli, perché se li asciugate che sono lì ingrovigliati tutti così, cioè non viene un bel aspetto, ecco. Tanto guardiamo che bel tramonto che c'è alle nostre spalle. So che anche l'altra volta siamo venuti a tramonto. Niente, allora lasciateci qui sotto tutte le vostre domande, perché abbiamo visto che nel primo video avete commentato in tantissimi, vi è piaciuto questo format, quindi continueremo a portarvelo. Chiaramente lasciamo un po' di tempo tra uno e l'altro, così è più interessante, ci sono più cose da dire. Fateci sapere quindi le vostre domande, lasciate un like se il video vi è piaciuto e soprattutto andatevi a rivedere anche gli altri video se non l'avete ancora fatto. Esatto, noi ci vediamo in un prossimo video. Arrivederci.